Buonasera, sono le 19:56 in studio Massimo Bonella per l'edizione di Istria, oggi in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. Fino al 30 settembre, presso il Museo Civico, è possibile visitare la mostra Aurea Crux, Sacro e Mito nell'oro dei Longobardi. La mostra, allestita nella sala del tesoro del Museo Civico, presenta per la prima volta al pubblico sei croci auree longobarde, rinvenute a seguito del lavoro di scavo e restauro svolto dal Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli. Il progetto è il risultato di una collaborazione tra il Polo Museale del Friuli Venezia Giulia, l'Ambasciata d'Italia in Slovenia, l'Istituto Italiano di Cultura di Lubiana e il Museo Civico. Poi andiamo avanti con altre notizie. Martedì 28 agosto e giovedì 30 agosto, nell'ambito del Festival Lubiana, si terranno concerti rientrati nella programmazione italiana del Festival e patrocinati dall'Ambasciatore d'Italia in Slovenia. Martedì si esibiranno i solisti aquilani con l'accompagnamento musicale del musicista brasiliano Egberto Gismondi. Giovedì salirà sul palco l'Orchestra Filarmonica della Scala. Ci spostiamo a Matterada. Sabato 4 agosto, in occasione della Sagra della Madonna delle Neve, sabato 4 agosto, in occasione della Sagra della Madonna della Neve, la comunità degli italiani organizza una serie di attività. Alle ore 9 si avvierà il torneo di bocce, mentre la serata sarà trascorsa all'insegna della musica. Alle ore 20 si terrà l'incontro internazionale di fisarmoniche, Magica Armonia, e alle 21 si esibirà il gruppo Malvasia Band. Domenica 5 agosto, in occasione della Sagra della Madonna della Neve, la comunità degli italiani organizza una serie di attività. Allora, alle ore 17 si svolgeranno il torneo di briscola e il torneo di trassette, ai quali ci si potrà iscrivere entro le 16:30 di domenica. Successivamente, alle ore 20, si esibirà l'orchestra a fiati Nas Loga di Babic, mentre alle ore 21 salirà sul palco il gruppo Tu Itamo. Ed ora ci spostiamo a Pirano. Vi ricordo che state ascoltando il notiziario dell'Istria in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. Pirano, da martedì 7 agosto a domenica 12 agosto, si terrà il convegno internazionale La comunità italiana del Montenegro nell'Adriatico orientale tra memoria, identità e futuro europeo. Domenica 19 agosto, presso la Casa Tartini, si terrà il concerto della Seconda International Accordion Academy. Venerdì 24 agosto, alle ore 20:30, presso la Casa Tartini, si terrà il concerto di Eloisa Cascio al pianoforte organizzato nell'ambito del Tartini Festival. Sabato 25 agosto e domenica 26 agosto la CAN di Pirano, assieme al gruppo Voga Veneta Piran, organizza la Voga alla Veneta da Sezza ad Ancarano, nell'ambito del progetto Vivere con il Porto. Giovedì 30 agosto alle ore 18, presso la Casa Tartini, si svolgerà il concerto conclusivo della Scuola Estiva Internazionale di Violino e Orchestra. Ci spostiamo a Pola, venerdì 3 agosto alle ore 20:30, presso la chiesa di San Francesco, si terrà il primo dei cinque concerti organizzati nell'ambito dell'Arena International. L'ingresso è libero. Domenica 5 agosto, presso la sede del Centro Europeo per la Pace e lo Sviluppo delle Nazioni Unite, alle ore 11:30 verrà presentato in anteprima mondiale il progetto di musica elettronica di Edoardo Milani, A volo radente. L'evento rientra nei concerti organizzati nell'ambito dell'Arena International e l'ingresso è libero. Lunedì 6 agosto alle ore 19:30 presso la sede della Comunità degli Italiani di Pola si terrà il concerto
League Streams di Alessandro Fogar. Alle ore 21 gli allievi della CSMS Luigi Dalla Piccola terranno un proprio concerto. L'ingresso ad entrambi gli eventi è libero. Ancora una notizia, martedì 7 agosto presso la chiesa di San Francesco di Pola si terrà il concerto di gala tenuto dagli allievi e dai docenti dei workshop organizzati nel corso di Arena International. Ancora una comunicazione, appuntamento su Radio Rai ogni mercoledì alle ore 16 con la trasmissione Sconfinamenti. La potete seguire sintonizzandovi in AM sui 936 kHz oppure anche in streaming su sedefvg.ra.it con l'Unione Italiana per l'approfondimento delle attività in essere dell'organizzazione. Proseguono invece ogni lunedì gli incontri dedicati all'Università Popolare di Trieste. Sconfinamenti poi è anche disponibile in podcast. Vi ricordo anche su la televisione internazionale TV Coppa Capodistria, ogni domenica sera alle 20:30 il programma di approfondimento sull'Istria, Istria e dintorni. Immagini e interviste molto interessanti. Trasmissione curata da Monica Bertoc. Sono le 20:02, prima di chiudere vi ricordo sul digitale terrestre questa sera come ogni mercoledì, in seconda serata, vale dire intorno alle ore 23, il nostro programma televisivo settimanale Pianeta Oggi Reporter. Istria, dunque Istria Oggi invece ritornerà con le notizie mercoledì prossimo, sempre agli stessi orari qui da Radio Saius TV. Nel frattempo, nel corso della settimana potete ascoltare le repliche escluso il martedì. È veramente tutto da Massimo Bonella, grazie per la vostra cortese attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi. Thank you.